Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Anche oggi all'aperto per fare un video con voi. Ragazzi, ne vedrete molti e molto spesso video all'aperto. Perché ragazzi è bella l'aria, è bella la frescura e mi piace tantissimo registrare all'aperto. E allora, oggi parliamo di che cosa? Batterie, ovviamente, come hai letto dal titolo, ma batterie LTO applicate alla micromobilità elettrica. Questo perché? Perché tanti di voi mi hanno chiesto: ciao Fox, ma se io andassi a creare un pacco batterie LTO, posso montarlo nel mio monopattino elettrico? Bella domanda, ragazzi. E allora, per quanto riguarda normative, per quanto riguarda regolamenti, standard, sì, puoi farlo senza limitazioni, senza problemi. L'unico problema è che le LTO hanno una densità energetica un tantino inferiore alle litio ioni, perciò questo si sta a significare che il pacco batterie avrà dimensioni molto più voluminose e molto più peso di una batteria litio ioni. Però dico, nulla toglie a realizzarla, puoi farlo, hai buone prestazioni, altissime correnti di scarica, ragazzi, cosa che con le litio non hai, anche come ricarica molto ma molto più veloci. Però parliamoci chiaro, le batterie LTO oggi in commercio sono principalmente di due o tre tipologie. Qui ti lascio qualche esempio. Ragazzi, ci sono quelle standard grandi, così da 40 ampere ora, e ne devi mettere tantissime in serie, ti viene fuori per creare un 48 volt un pacco batterie così grande e non è possibile andarla a mettere in un monopattino elettrico. Perciò qual è la soluzione? Utilizzare i nuovi LTO piccolini. Sono delle celle a forma di condensatore, ragazzi, sono così. Sotto vi lascio in descrizione link se li volete andare a vedere. Però ragazzi, vanno assemblati in maniera differente, bisogna occhio, state attenti all'inversione di polarità, perché essendo a forma di condensatore hanno dei violini che se tu sbagli, ti confondi, metti al contrario, fondi tutto, bruci tutto. È anche vero che la chimica LTO è una chimica molto più sicura, è una chimica che non prende fuoco, è una chimica che ti permette buone prestazioni, anche se, ragazzi, se io con litio ioni, con un ingombro così, arrivo ad avere per esempio 15 ampere ora, con quelli forse arrivo a 10, ma forse, ragazzi, però ne ho guadagnato di velocità di carica, vita, perché le LTO sono molto più longeve, molto più forti, molto più robuste, hanno scariche, come abbiamo detto, molto più alte. E ragazzi, sono totalmente differenti anche per quanto riguarda la sicurezza elettrica, incendi, cortocircuiti e roba varia. Perché? Perché le litio ioni in un corto esplodono, le LTO invece agiscono in maniera molto differente. Però ragazzi, costano, vedrete sotto in descrizione i link, costano, ci vuole un bel investimento per andare a creare una batteria con queste celle LTO in miniatura, che poi ce ne sono di varia dimensione, ci sono quelli più piccoli, quelli più lunghi. Comunque tutto sta in base a cosa vuole andare a creare. Ma però non è ovviamente una cosa adatta a tutti, perché non è una semplice saldatura a punti positivo negativo, lì c'è da creare un circuito stampato ad altissima portanza per fare passare tutta l'energia elettrica che andranno quelle cellette ad emettere, ragazzi. Perciò anche su questo prestate molta attenzione,
Comunque, io non dico nulla. Se volete farlo, avete i capitali da investire, da sperimentare, fatelo, perché è una bella bella tecnologia. Vi sto aprendo, ragazzi, un mondo. Però, come abbiamo detto, ha dei pro e dei contro. Alla fine, l'idio ioni oggi è la miglior chimica in, diciamo, prestazioni, dimensioni, peso e anche costo, anche se negli ultimi mesi i prezzi delle celle, sia 18650, 21700, quelli a sacchettino, stanno salendo tantissimo. Cioè, una volta io acquistavo celle quasi a metà prezzo di oggi. Oggi invece, dato che tutti si stanno buttando al fai da te e che la domanda supera l'offerta, iniziano a esserci problemi anche per via del Covid, spedizioni rallentate, tanti casini, ragazzi. Però, ripeto, se vuoi studiare questa tecnologia, intanto clicca sotto in descrizione, ci sono i miei corsi Battery Maker o Power Wall Maker. Parleremo anche di queste celle LTO, ovviamente, perché non possono essere escluse dal mondo batterie litio, perché sono a tutti gli effetti batterie litio con caratteristiche notevolmente differenti. Però, ragazzi, sempre batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4, batterie LTO. Sono queste oggi le tre più utilizzate, più espanse in territorio internazionale, mondiale, ragazzi, perché c'è anche l'IFePO4, però anche quello è buono, buone prestazioni, però in proporzione alle litio ioni i pacchi batterie sono molto più grandi di quelli litio ioni, perché la densità energetica, come abbiamo detto, litio ioni è molto 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 più alta. Ragazzi, un like, iscriviti, ciao e al prossimo video.